Ah, shit. Here we go again. Oh shit, here we go again. Ogni anno decine e decine di designer si svegliano e decidono di creare la scarpa più brutta mai realizzata. Quest'anno alcuni ci sono andati molto vicini. Oggi vi portiamo la flop 5 delle scarpe del 2019. Prima di iniziare con le nostre rispettive classifiche, che naturalmente sono diverse, ci teniamo come tutti gli anni a dire che queste naturalmente sono opinioni personali. Se voi per caso avete una di queste 5 scarpe nella vostra collezione, non vi odiamo, non è successo niente, probabilmente avete solo buttato i vostri soldi, ma va bene così. E naturalmente la maggior parte di voi avrà una top 3, top 5 di flop sneaker dell'anno diversa dalla nostra, quindi scrivetele nei commenti e magari se ci mettete una delle nostre scarpe che noi abbiamo messo nella top, beh, vi banniamo. Come nella nostra top 5 partiremo dalla numero 5 e andremo sempre purtroppo in sneaker peggiori fino alla numero 1 e quindi iniziamo subito. Partiamo dalla sneaker meno brutta della mia classifica, ovvero quella che va alla quinta posizione, e più o meno la maggior parte dello sneaker game era abbastanza d'accordo sul fatto che questa fosse una scarpa veramente orrenda, ma non so come questa sneaker a resell. Esatto, questa sneaker a resell. Io sto parlando delle Nike Mars Yard Overshoe. Ci sono principalmente due motivi per cui questa sneaker si è fermata solamente alla quinta posizione, nonostante abbia un prezzo di $550 a retail. E il fatto che sia veramente orrenda è il fatto appunto che ci sono state altre 4 sneaker veramente incredibili dal punto di vista negativo, che veramente mi hanno detto ok, queste meritano la top 4. E il secondo motivo è perché probabilmente tagliando tutta la copertura esterna si riesce comunque a ottenere una sneaker accettabile tra virgolette, comunque non da flop 5, però assolutamente questa scarpa nel suo concept secondo me è veramente un'idiozia, perché praticamente è stata quasi sponsorizzata come una scarpa da astronauta, perché lo è, cioè, a parte gli astronauti non vedo gente che se le possa mettere in giro, a parte gente ridicola. E so per certo che Nike per farle andare sold out ne abbia fatte tipo 10, 9 collezionisti che l'hanno presa e uno è il paio che ci hanno fatto la pubblicità e probabilmente l'hanno buttato perché nessuno in Nike le voleva assolutamente. E veramente la parte esterna per me è qualcosa di inconcepibile, è veramente troppo brutto, sembrano quei sacchetti delle sneaker da mettere sopra quando piove, che ve lo dico è una cosa da non fare. Infatti loro ci hanno provato a farlo in questa sneaker, è venuta una delle 5 peggiori del 2019. Fatevi delle domande. Se avete visto la nostra top 5 del 2019 avete visto che la maggior parte delle sneaker che abbiamo messo sono state di Nike. Nike ha l'incredibile capacità di fare delle sneaker incredibili e dopo fare delle cose incredibilmente brutte. Esatto. Troppo brutte. E inoltre è anche bravissima a creare delle scarpe belle e dopo modificarle per renderle brutte. È il caso delle 720 Morap Tempo, che sono veramente una delle scarpe più brutte che io abbia mai visto, in cui hanno sostanzialmente unito il concept di due scarpe che di per sé sono veramente molto fighe, ovvero le Nike Air Morap Tempo e le Nike 720, che sono due modelli di Nike che sono veramente molto belli, sono diventati iconici, le hanno messe insieme e cosa è venuto? Una scarpa veramente inguardabile che non è adatta per nessuno, perché chi è che vuole un ammortizzamento Air con una tomaia degli anni 90? Nessuno. È la classica scarpa, non so, tipo da spacciatore, non so. Se hai comprate, sei tu. Sai se mi spiace, la tua carriera segnata. Purtroppo ci tocca andare avanti, lo so che questo non piace a nessuno, né a voi né a noi due purtroppo, ma devo parlarvi della quarta sneaker secondo me peggiore di questo 2019 e secondo me sono le Nike Presto in collaborazione con Con Garçon, ovvero come le abbiamo denominate noi, le Nike Presto Tenda Quechua. Non so se infatti voi le avevate viste quest'anno, se per fortuna le avevate totalmente mancate, spero per voi e purtroppo ci sono io a farvele ricordare, ma come potete vedere questa sneaker è proprio una Presto con sopra una delle classiche tende Decathlon. E no, come concept devo dire che ci sta, perché alla fine le Presto di solito sono in mesh così, quindi non so, durante i giorni di pioggia non te le puoi mettere, ma invece con queste Nike Presto Tenda ci puoi andare anche quando nevica, cazzo, questo ci puoi andare ovunque. Però per fortuna qua lo sneaker game mi ha dato leggermente ragione, perché
il prezzo di uscita era di $290. E sono andato a vedere proprio per curiosità quale fosse stato l'ultimo prezzo di vendita su StockX, ed è stato di €60. Quindi spero che molti reseller non l'abbiano provato a prendere giusto perché era una collaborazione, perché hanno floppato sia di resell che come scarpe in generale. Ancora una volta Nike non si smentisce. Gran scarpa di partenza, VaporMax, una scarpa che abbiamo tutti, e la fa diventare così. Le Nike Air VaporMax Flyknit Gaiter ISPA, un nome anche difficile, cioè proprio per chi non la vuole comprare. E una scarpa che non ha un senso, ancora una volta, perché fare un taglio così alto. Tra l'altro c'è una doppia pelle sopra il Flyknit, cioè hanno costruito questo boot così alto sopra una VaporMax normale, che andava già benissimo così, era bella, cioè accettavamo. E invece hanno voluto fare questa cosa qui che non piace a nessuno, e è tipo una scarpa da palombaro o da, non so, tipo, come si dice, abitante delle paludi. Come succede spesso nella classifica delle flop sneaker dell'anno, anche questa sneaker è una woman exclusive, e non so le donne cosa abbiano fatto a Nike e Jordan Brand per creare delle cose così orrende. Comunque questa scarpa è anche nella terza posizione, perché toccare una sneaker come le Jordan 3, una delle Jordan più classiche, più famose, più belle di tutti i tempi, e rovinare così mettendo questa calza di rete, non so neanche come chiamarla, e rendendole veramente orrende, è veramente blasfemia. E non si salvano neanche le colorazioni, l'unica cosa che veramente andava probabilmente oltre il semplice puro design di questo scemo che ha fatto sto scempio. E niente, si meritano del tutto questa terza posizione. La mia terza posizione va alle Nike Monarch Martin Rose. Ho poco da dire su questa scarpa. Già le Monarch in sé non è che siano quella cosa incredibile di design, però almeno sono accettabili. Queste sembra che le Monarch abbiano avuto tipo una malattia, si siano gonfiate da parti assurde e non hanno veramente senso. Inoltre le Conway, una è nera come la pece e invece l'altra è di quel rosa che non vedo veramente chi possa indossare. Non c'è veramente una cosa che si salva per me in questa scarpa, non so quale fosse il prezzo, però tanto. Qualsiasi cosa che non sia più di regalate è tanto. Quindi queste non prendono il primo posto solo perché c'è qualcuno che è riuscito a far peggio, cioè è riuscito a far peggio, però questa è veramente una scarpa improponibile. Siamo arrivati alla medaglia d'argento per questa classifica, e per me la seconda sneaker più brutta dell'anno sono le Air Jordan 1 Nova XX. Ci sono così tante cose sbagliate su questa sneaker che non so veramente da dove partire. Il fatto che i lacci siano messi a caso, un paio a destra della linguetta che non capisco neanche se ci sia e un paio a sinistra. Il fatto che non ci sia neanche lo swoosh che la rende completamente blanda, infatti sembra una scarpa fake. E devo ammettere che piuttosto che comprare questa scarpa, compratemi una Jordan 1 fake, che è 100 volte meglio. Non date soldi a Jordan Brand per questo schifo. Ma poi il fatto che abbiano disonorato così tanto la silhouette per eccellenza di Jordan Brand, la Jordan 1, che ne stanno facendo uscire veramente tantissime colorazioni, molte delle quali veramente fighissime, e poi arrivi con una cosa del genere, ti meriti veramente la seconda posizione Jordan Brand. Ma solo perché c'è una scarpa alla numero uno che è veramente incredibile da quanto sia brutta. Siete stati fortunati. Siamo giunti a uno dei momenti clou di questa top 5 e di tutte le top 5 delle peggiori sneakers. Infatti è la prima sneaker di design che mettiamo. Io metto le Louis Vuitton Arclight Boot High, ma proprio la versione alta, ma alta che non finisce più. E veramente non capisco a chi è indirizzata questa scarpa. Agli uomini credo di no, credo, spero. Alle donne non capisco quando è che esattamente possono mettersela, esattamente. Magari al posto, cioè invece che mettersi i leggings, mettono queste cose qua, non so, non capisco. Poi il prezzo, $2050, non so quanto vengono in euro, però $2050. Scusate, ma 170 milioni per sta merdina qua? Ma dai, ma è una follia! Che follia, che follia! Ma lo sai che questo qui è un Garpez, uno dei più grandi scultori viventi, eh? Ma scultore che cosa? Ma guarda che il mio falegname con 30.000 lire la fa meglio, eh! Chi la compra? Spero nessuno, spero che siano lasciate negli stock di Louis Vuitton per sempre, a morire per l'eternità. Il fatto è che la scarpa in sé, cioè le Arclight, a me piacciono anche abbastanza per essere una sneaker da design, sono... ci stanno. E anche qui, stesso discorso di prima. Non sono prime semplicemente perché c'è qualcuno che ha disegnato un elettrodomestico al posto di una scarpa. E qui dico tutto. Abbiamo provato anche a non mettere delle scarpe designer in questa top 5 per essere, non so, più sneaker based.
Però veramente queste non si potevano lasciare fuori. Malik ha fatto bene a metterli in seconda posizione. Purtroppo, per fortuna, siamo arrivati alla fine di questo video, quindi alla peggior sneaker di questo 2019. E se non avete cercato quali sono le peggiori sneaker di quest'anno, probabilmente non le avrete viste. E meno male per voi, ma tranquilli, ci siamo noi a farvelo ricordare. E stiamo parlando delle Nike Air Max FF720, ovvero le ferro da stiro. Anche in questo caso c'è così tanto da dire su questa sneaker che non so dove iniziare. Naturalmente questa è una woman exclusive, perché cosa vuoi? Nike Jordan Brand cosa devono fare? Scarpe peggiori. Solo per le donne, infatti mi dispiace un po' per loro. Ma queste veramente non si capisce cosa sono. Se sono sandali, perché sono tutti aperti. Abbiamo provato a vedere degli on-fit anche con le calze, ve li facciamo vedere. Sì, sì, ve li facciamo vedere tutti, tranquilli. Sono delle cose veramente orrende. Probabilmente queste sono le scarpe ortopediche più brutte mai realizzate, e non sono neanche scarpe ortopediche. Quindi proprio una delle sneaker peggiori probabilmente di tutti i tempi. Noi le abbiamo tenute in mano, naturalmente non sappiamo i materiali, ma spero che almeno quella pelle lì sia almeno un pochino di qualità, perché anche il prezzo è veramente alto, sui 220 euro una roba del genere. E sembra comunque che anche alcune colorazioni su StockX abbiano un po' di resell, e io veramente sto perdendo la fiducia nello sneaker game o in chiunque comunque compri queste scarpe, perché è veramente una roba imbarazzante. Ah, non capisco veramente cosa stia succedendo nel mondo attuale. Cioè, come può una sneaker così vendere anche semplicemente solo un paio? Cioè, se vuoi dei sandali, compri dei sandali. Se vuoi una scarpa, compri una scarpa. Questo è il peggio di tutto, perché ad esempio non ci puoi neanche andare in spiaggia o fare quelle cose che fai con i sandali. Non puoi, questo non, non ci puoi andare veramente da nessuna parte. Veramente. Puoi solo indossarla d'estate, perché c'è uno spiffero che fa paura in queste scarpe. E il prezzo vengono 220 euro. Ma se mi state dando metà scarpa, una suola praticamente. Non vedo una scarpa peggiore di questa. È un ferro da stiro, e se è inevitabile dirlo. Si chiude così anche questa anno di sneaker brutte, dominato da Nike, devo dire, come le sneaker belle ha fatto anche le sneaker più brutte, quindi complimenti, hanno dominato il mercato. Ci sono veramente tante cose che non si riescono a capire al mondo, complicate, crisi economiche, riscaldamento globale. Chi è che ha comprato questa scarpa? Veramente, citando Marco Montemagno, un pazzo furioso. Pazzo furioso. Grazie per aver guardato questo nostro video, scriveteci nei commenti qual è la vostra flop del 2019 e scriveteci anche se siete d'accordo o meno con la nostra flop 5. In realtà ci dispiace anche un po' che voi abbiate visto questo nostro video, perché vi abbiamo fatto scoprire delle scarpe veramente che non dovrebbero esistere. Nessuna di queste 10 che abbiamo messo, 9, non dovrebbero esistere. E vi ricordo che questa è NMKicks. Ciao a tutti.